Le ricerche erano iniziate qui formalmente quando il vecchio priore di Ganna, il Don Mario Frecchiami, aveva fondato il gruppo archeologico Val Ganna. E lì ci siamo cominciati a muovere in maniera un po' razionale e non solo così amatoriale, con dei canoni precisi che ci aveva suggerito sia Paolo Biagi che la stessa sovrintendente di Milano, perché bisognava lavorare con dei canoni precisi. E quindi ci hanno dato un po' di impostazione proprio razionale. I reperti che si trovavano, che erano poi sporadici, mai da scavo, se non scavi casuali, come repertarli, come catalogarli. E adagio adagio ci si è formata, diciamo, una mezza cultura, sempre da dilettanti. Io personalmente ho sempre avuto questa passione, e poi bazzicando sempre in abbazia per il lavoro, per lo sport, anche per l'oratorio, eccetera, siccome l'abbazia è sempre stato un cantiere aperto, è un cantiere aperto di studi, di architettura, di arte, è venuto in automatico lo studio. Per curiosità dirò anche che bazzicavano sempre in questa casa tutti i priori, mia nonna faceva parte di queste associazioni qui benefiche del paese, eccetera, ed erano sempre ospiti questi priori. Uno di questi, Don Galli Francesco, nativo di Varese, era uno studioso di storia e lui si era interessato proprio alle origini di San Gemolo, era il suo pallino, e mi aveva incaricato di prendere un approccio con uno studioso tedesco per poter accedere al Regesta Germanorum Santorum, al registro dei santi tedeschi, per vedere se c'era una corrispondenza tra San Gemolo nostro. Bene, combinazioni in questa, lo dico per curiosità, in questa ricerca ho incontrato questo professor Schuck, che gentilmente mi ha aperto la biblioteca arcivescovile di Magonza, di Mainz. E infatti nel primo e secondo libro, guardando per data che questi santi, mi trovo un San Gemulus di Acon Surom il 4 di febbraio. Neanche a farlo apposta, proprio come noi usiamo festeggiarlo il 4 di febbraio. È morto appunto durante il viaggio, tra l'altro lo nomina anche accompagnato da suore, combinazione lì, però si fermava lì. Ed era scritto questa notizia in gotico, in alto tedesco e in latino. Allora non esistevano le fotocopie e me lo sono tutto trascritto a mano e l'ho spedito direttamente al Don Galli, e non potevo fare altre copie. E non era stato molto apprezzato dal Don Galli questa scoperta, perché mi anticipava l'evento di 100 anni rispetto a quello che si pensa, me lo spostava intorno ai primi anni del Novecento, anche se il tutto poteva concordare invece con i riscontri architettonici del campanile, dei vecchi ruderi dell'abbazia, della vecchia chiesa di San Michele, che certamente sono più antiche del 1000, quindi quagliava sotto l'aspetto, come si dice, architettonico e archeologico, e non sotto quello pseudo storiografico. Ripeto, era un appassionato anche il Don Galli, non era uno studioso molto approfondito. Un grande, però è quello che ha collaborato a valorizzare il santo, a ricomporre le reliquie. Per curiosità, lei sa che il santo è stato ricomposto e studiato da Padre Gemelli, che era un antropologo studioso. Padre Gemelli era un grande studioso di antropologia. E le ossa le ha ricomposte lui, perché nel sacello erano stati trovati tre individui. Tre individui. Di solito è comune. È comune insomma fare, quando si fanno le ricognizioni di santi, comunque trovare più santi. E allora l'Agostino Gemelli proprio aveva diviso lui le ossa, le aveva, ha detto, un soggetto transalpino, dalle dati biometrici che ne risultavano, e ha diviso tutti e tre i corpi. Ecco, quello che risultava dal transalpino è stato preparato, addobbato, agghindato, e quello che attualmente c'è lì in abbazia. E poi si è visto che era, quello che è importante, era un fatto storico, non era un fatto puramente di leggenda
o mutuato da altre leggende di santi. Ecco. Certo. Curioso che a Roma, in San Pietro, c'è un quadro, una cappella laterale, dove si vede il San Gemolo decollato ma con la stola di diacono, quindi corrisponde anche il diacon su Rom del Regester Germanorum Santorum.